I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Salutiamo Elodie che ci ascolta tutte le mattine, mette la... mi ha detto, Fabio, io metto la sveglia 8:40, suona, schiaccio, risuona 8:50, schiaccio, risuona alle 9 e mi alzo perché voi avete comunque quei 7-8 minuti del... e io in quel... mi metto su bella dritta, appoggio la schiena, dice, col cuscino al muro e sta lì e ci ascolta e mi faccio, mi ha detto, grasse risate. Mamma mia. La salutiamo, ciao. Ciao Elodie, buongiorno Elodie, buongiorno, benvenuta. Ok, io vorrei essere un po' amica di Elodie, sai? Sì. Credo sia una persona molto simpatica e molto intelligente. Ma facciamola venire qua una mattina. No, non può venire qua da noi una mattina. Ma noi gli ospiti non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, ma Elodie questo sacrificio per noi lo fa. Lo so. Io se volete chiedo. No, me la collo perché poi cambi, va in performance, diventi tutto. Chiediamo se vuole uscire a mangiare la pizza. Ecco, più a mangiare la pizza. Una birra. La birretta, dai, sì. Elodie, vieni a farti la bene. Birra. Allora, che sta roba? E che è su e giù. Troisi, ti ricordi che faceva? Mi sembra che ogni cosa, Te l'ha rubata Tatuzzo anche questa. E questo mi. Questa è una domanda che si poneva tanto. Vai. Qui sembra che ogni secondo cosa. Secondo me me l'ha rubata Francesco. Sì. Perché è più roba da Francesco. Che? Ma qua pare che ogni cosa non si può muovere. Che questo quello è pure per te. Quando lei ci dice che non vuole venire a mangiare, a bere la birra con noi, noi gli diciamo: ma che? Qua pare che ogni cosa non si può muovere. Che questo quello è pure per te. Ragazzi, state lì nella commessa, state lì con la segretaria. Basta. Venerdì santo, rispetto. Oggi è venerdì santo. Lega la campana. Tu dicevi. Scomodissimo. Di santo si legano le campane, sì. Quindi lega la tua campana, dammi l'ultima scrollata. Blasfemo. No, le campane e basta, adesso non si suonano più fino a domenica non si suonano più. Sai dove abiti te? Sei le campane, Maurizio? Senti no, le campane? Sì. Bello, comunque devo dire che è sempre bello sentire le campane, no? Io ho la chiesa esattamente davanti. È bello. Le mie dirimpettate. Ti scoccia la domenica quando ti alle 7, alle 8. Ma è più il brusio davanti. Della gente che va a messa. Sì, è più quello che mi fastidisce. Un po' l'omelia che esce. Io a Brescia abitavo proprio di fronte al campanile e devo dire che ogni tanto il sabato, perché poi io quando se mi sveglio alle 8 poi rimango sveglio, certo. Quando volevi fare. Però dopo un po' non le senti più. Se ci vivi. Senti che bello, sì. Però non si può. Che suono meraviglioso. Oggi le dobbiamo legare. Oggi le leghiamo, ragazzi. Oggi è venerdì, abbiamo i nostri followers. È tornato a trovarci anche Biagio, il nostro amico, che non è solo amico nostro, ma anche di Sakamoto. E di... che fa poco moto. Basta. Vabbè, però siete stati amici. Vi siete conosciuti. Siamo conosciuti. Ricordo che il mio amico Biagio, che è napoletano, e mi sta dando lezioni private. Giusto, visto gli appunti. Ok. E aveva un negozio di dischi a Napoli. Spaccato. E tutti i grandi spacca. Oh, ragazzi, no, a Napoli. Come si chiamava? Tattoo Records. No, si chiama ancora così, esiste chiama, ancora, okay, funziona benissimo. Tattoo come tatuaggio. 40 anni settimana scorsa. Tattoo Records. E tutti i grandi passavano di lì a spacca Napoli a prendere un vinile. Tipo si dice Robert De Niro è venuto una volta. Guardava. Il capo ma chi è quello? Questo è Robert De Niro, quello che ha fatto Taxi Driver. Non so se ci credo, poi
Lucio Dalla, Lucio Dalla, Pino Daniele. Sì, no, Pino Daniele non è venuto. No? Due fratelli. Ah, due fratelli. Sì, che uno faceva lo scopatore, faceva lo turbino, operatore ecologico. Operatore ecologico. Sì. Poi giocava altri a carte di l'angolino lì. Altri famosi. Sorrentino. Sì, Paolo veniva spesso. Sì, certo. Vedi, già veniva, ha detto Paolo, no? Sì, è bene, ho conosciuto lì. Paolo. Benissimo. E Maradona? Maradona non è venuto, manco passato avanti. È venuto il sindaco Bassolino. Una volta Piero Pelù è venuto. Grande. Era così bello il negozio che è partito dalla Toscana. Piero Pelù è andato. David Bowie, no? Sì. Non è entrato, però non è entrato. Non è passato avanti. Comunque pure De Niro, ma che avevate? No, De Niro ha comprato i dischi, però si è affacciato a guardare, poi si sono bevuti un bicchiere di vino. David Bowie è passato davanti. Che è andato a vedere la chiesa del. Allora non è venuto. Abbiamo visto, però si vedeva, era tutto una mascherata. Si è affacciato, ha guardato i dischi e poi se n'è andato. Però non è il negozio, non è entrato. Michael Jackson. Michael Jackson no. No. Parcheggiava la macchina. Perché qui sono uomini. No, donne veniva, è venuta. Due attrici sono venute sempre. Italiane. Comprava sempre Paolo Conte. Non mi ricordo adesso come si chiama. Ma adesso ci pensiamo. Aspetta, poi ci vengo. Cindy Loper è venuta, no. Cindy Loper. No, ma è venuta al volo del mattino. Oh ragazzi! È venerdì! Ciao Maurizio. Ciao. Cosa lo metto sul disco? Tu puoi far tutto qui. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Just want to have fun, le ragazze si vogliono solo divertire, la sta cantando una ragazza la canzone, quindi si può. Se l'avesse cantata un uomo, Viola avrebbe detto queste robe così. Questa polemica è gratuita. Era il 1984, è un venerdì santo.
non abbiamo ancora capito chi erano le attrici che sono andate nel negozio. Sì, Valeria Golino. Valeria Golino. Scusa. Irene Grandi. Quindi insomma c'hai avuto un bel via vai e poi te ne sei immigrato al nord. No, sei venuto al nord. Sì, cioè, sì, con la valigia di cartone. No, viaggiatore. Cioè, vacanza. Io non posso. Ah, immigrante. Allora, attenzione, a proposito di le ragazze si vogliono solo divertire. Sì. Qui con noi è arrivato. Buongiorno professore. Buongiorno, come state? Bene. Ma c'è qualcosa che non so? Beh, io non so se chiamarlo professore o nuotatore a questo punto. Come sta professore? Molto bene. È in classe oggi? No, in realtà sono appena uscita, la mia ora libera. L'ora d'aria. Solo un'ora, perché. Cosa fa in quell'ora lì, professore? Ripassa. È l'ora buca. Vado a prendermi un caffè. E poi alle volte addirittura vado a fare un po' di spesa, però poca, perché non voglio entrare a scuola con le borse. È orrendo. Ma poi soprattutto no cose da frigo, cioè o freezer. No, cose insomma, magari per il pranzo. Frutta, verdura, la pasta. Poi compro delle banane che mangio così durante la pausa, durante la ricreazione. Tirando le bucce in faccia agli studenti. Agli studenti, maledetti. Quando alle 11 c'è la lezione, lei entra con i sacchettoni, ragazzi, avete visto? Ancora peggio col cannellino. Allora, professore, di che cosa ci vuole parlare oggi? Allora, oggi è Venerdì Santo, mi raccomando. Leghi la campana. Non voglio più parlare di nuoto, ho parlato tante volte di nuoto. Oggi vorrei tornare a parlare di animali. Okay. E vorrei appunto raccontarvi qualcosa sulla famosissima invasione di Putin, che ormai dura da più di un anno, insomma è giusto parlarne. No, professore, questo è il volo del mattino, ricordi, io sono Fabio Volo. Non gli basta più l'escita avalancia. Allora, vuole entrare nella lista nera? Non so, vabbè. Tutti i giornali ne stanno parlando, è da più di un anno che Putin sta invadendo il quartiere Parioli a Roma. Putin ovviamente è un cinghiale. Scusi se la interrompo, però non è che l'ultimo tuffo che ha fatto non c'era l'acqua. Pronti, partenza via, tum, perché succede. E poi estrapolano quella frase che ha già detto. Esatto. Già Africa. Siamo finiti sul podcast, siamo rovinati. Allora, ascolti professore, è un cinghiale di Roma che l'hanno chiamato Putin. E tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, esce da Villada e va a rovistare nei cassonetti della spazzatura, e creando non pochi problemi, perché appunto una bestia di un quintale spaventa i cani, ma soprattutto spaventa le persone. Ma il fenomeno degli animali selvatici in città si sta prendendo sempre più piede. Ci sono gabbiani reali, ci sono pappagalli, e addirittura adesso la città di Roma è assediata, stanno per entrare i castori, che dopo più di 500 anni di assenza dall'Italia sono tornati. Ma nel Tevere a fare come dicono a Roma, come non lo so fare Romare, non se famo manca niente. Cinghiali, castori. Vai. Gabbiani reali, pappagalli. Grazie. E adesso anche i castori. I castori in Italia sono arrivati qualche anno fa, sono arrivati in provincia di Udine e sono arrivati dall'Austria, sono arrivati a piedi. E la cosa così come Biagio quando ha chiuso il negozio di dischi è venuto a Milano, il castore ha detto no, ma facciamo un giro a Roma, hai visto quanto è bella Roma? Ha fatto il Tarvisio da lì. Solo che il problema è che i castori, diciamo così, adesso sono in Toscana, i castori toscani sono arrivati in un modo, diciamo così, inspiegabile, non si sa come siano arrivati. Freccia rossa. Si suppone che ci sia un'organizzazione segreta che va in vari posti d'Europa e li porta in giro, cattura. Ma motivo?
motivo per ripristinare, diciamo così, un equilibrio ambientale, solo che invece alle volte fanno dei danni, perché i castori mancano da 500 anni nel centro Italia e stanno facendo, diciamo così, un gran casino, perché si mangiano un sacco di alberi, sbarrano i fiumi, che normalmente è un'azione utile, ma in alcuni contesti insomma può essere più o meno problematico. Secondo me sono quelli delle aziende che fanno gli stuzzicadenti. Secondo me io andrei a indagare lì. Prima cosa andiamo lì. Quindi insomma c'è questa organizzazione che hanno già portato i castori in Belgio e sembra che l'abbiano portati anche in Italia. Ok. Hai finito così, scusi? Castori, ok, va bene. Quindi, se vuoi possiamo parlare di nuoto, se vuoi. No. Ok, quindi attenzione, cari romani. Sarà vero. Attenzione, tutte, capito? Ma... No, devo dirlo al mio amico colui che c'ha la gamba di legno. Vabbè, senta professore, quanti giorni di vacanza ha un professore a Pasqua? Allora io ne ho una marea. Io ho una marea perché sono part time perché io scrivo, cioè insegno, ma scrivo anche i libri, quindi questa volta mi faccio un'infilata di 8 giorni. Allora attenzione perché adesso mi è venuto in mente una cosa, che l'altro giorno mi arriva un messaggio dal professore sul cellulare: Fabio, stai bene? E io dico sì, tutto a posto, ti serve qualcosa? E io dico no, tutto a posto, mi sembrerebbe di sì, no, perché così mi raccomando riguardati, tante belle cose a te e ai tuoi bambini. Allora io ovviamente, che vengo da un'estrazione sociale un po' così, ho detto: cosa ti serve? E ho detto: ma non mi serve niente, ma scusa, ma volevo solo... Okay. Allora professore, quando è che esce il suo prossimo libro? Esce oggi. Guarda, è incredibile. Ma che incredibile questa cosa. Guarda che le coincidenze, sono le sincronicità. Mi sono dato una risposta. Io non so cosa vuol dire la fatica del libro. Uno finisce il libro e finalmente si può occupare degli altri, perché il libro ti ruba tutto. Appena finisce il libro, dice: come starà Fabio? Ma è da quanto tempo? Come si intitola il libro, professore? Allora, questo è un libro per bambini piccoli. Si intitola Le casette degli animali. È un libro per bimbi dai 4 anni in su. C'è poco testo, sono tante storielle, poi ci sono le finestrelle per vedere appunto dove vivono gli animali. C'è il castoro, la cicogna, le termiti. C'è addirittura la formica tessitrice, che secondo me è meravigliosa, perché lei è lì e fa la maglia. Cos'era la formica tessitrice? Sì, la formica tessitrice prende le sue larve, le prende proprio con le mandibole, cioè le prende in bocca, e le larve producono della seta e muovono le larve come se fossero degli aghi e cuciono le foglie insieme, creano dei nidi a forma di pallone, di foglie. Foglie vive, sono nidi che respirano, perché le foglie producono ossigeno, le formiche anidride carbonica, sono una specie di polmone che si scambia gas. Chissà come è difficile infilare l'ago per una formica, deve essere Che a noi non racconta queste storie qua? Che ci frega del castore, dell'organizzazione segreta. Va bene. Buongiorno. Allora ricordiamo le casette degli animali. Oh, grazie casette professor Accinelli, Gianumberto. Mi raccomando, adesso credo che per un anno non interessi più la mia questione di salute. A metà giugno esce Verde come l'Italia. Ah, ok. La sento a metà giugno. Le porto gli esami del sangue a metà giugno. Già diventato sovranista, hai sentito? Esatto. Verde come l'Italia. Verde. Ciao professore. Va bene, ciao. Grazie. Buona pasta a tutti. Ciao. Oggi è anche il compleanno di Gianluca Grignani. Ragazzi, lo salutiamo così. Ciao Gianlu. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Mi hai fatto ridere anche se non hai raccontato barzellette, dice un ascoltatore, Sergio. Grazie Sergio. Avevo una barzelletta avanzata dall'altro giorno. L'ho tenuta proprio. Proprio tu la vuoi mettere? Tu il cuoque? Perché mi fece ridere. Mi facette ridere. Sentiamo. A proposito di barzellette, c'è un genovese che gli muore la moglie, allora chiama il giornale per mettere il necrologio, si informa sui costi eccetera e dice: guardi, costa un tanto a parola. Lui allora si ferma: allora metta solo morta Marta. Vabbè, ho capito, sua moglie, due parole, metta qualcosina in più, fino a 5, tanto le costa tanto uguale.
E allora ci pensa un attimo e fa: allora, morta Marta, vendo Panda Rossa. Poi raccontata da genovese, quindi ci libera da qualunque morta tipo di Marta, vendo Panda Rossa. Attori che sono venuti nel tuo negozio di dischi a spaccare. A voglia. Pensa, quindi buono, buono. Ma come si dice? Un vinil? No, i dischi, basta. Ah, un disc, un disc. Ma ce l'hai o disc? Oddio, no, disc. No, ma sì, ma non vengo. No, ti stai rendendo ridicolo. No, voglio imparare, devo andare a fare un disc. Voglio vedere i festeggiamenti. Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, quando io ero piccolo, mio padre non era di Brescia, era un po' fuori Brescia, e stavano costruendo questo quartiere, Chiesa Nuova si chiamava, con quelle chiese di cemento che non sembrano neanche chiese, se le certo. Ok. E praticamente, siccome erano quartieri nuovi vicino alle fabbriche, erano praticamente solo meridionali lì. Quindi io, mio padre, ha aprire la panetteria lì. Quindi io sono cresciuto, per quello io ho questo legame col sud, nonostante c'ho di Brescia, padroni a casa nostra. Perché io sono cresciuto e tutti i miei amici erano tutti Maglione, Cirillo, io ero l'unico, diciamo, ero ghettizzato, perché quindi ho tutte amicizie, capito? Però perché non mi sono imparato? Vabbè, ti piace proprio. No, non mi sono imparato. No, che io mi ricordo che c'era questa cosa per me, che era una cosa nuova, che facevano. Bussavano alla porta! Che per uno di Brescia, sì. Uno che ti bussa alla porta è una invadenza incredibile, perché noi eravamo... perché il campanello, ok. No, ma noi eravamo neanche. Già al cito... noi a Brescia eravamo già al citofono quando, capito, quando mia sorella si fidanzò con un napoletano che faceva uè principessa, te lo giuro, su, no, te lo giuro, no, che mio, te lo giuro, aspetta, te lo giuro, perché mio padre bresciano disse: diga che lei che come il citofono. Me la ricordo sta frase. Diga che lei che come il citofono. Perché quello andava sotto, non suonava già. Principessa, scendi! Principessa. Principessa, scendi. Scendi. La vita è bella. E quello diceva: buongiorno, diceva, oh, lei come il citofono. Comunque, niente, io sono cresciuto con i Amodio, Pregadio, tutti questi nomi qua dentro. Alle baracche si chiamava la mia scuola. La chiamavano la baracca. Era fatta di cartongesso. Noi mettevamo il pigiama sotto i vestiti. Non ti piace raccontare queste storie? Sì, perché adesso c'ho i soldi. Esatto. E allora è un modo per dire che ce l'ho fatta, che sono intelligente. Va bene, detto questo, sì. Perché non mi sono imbarazzato? Ah no, se dicevo, bussavano. A casa mia era figa, io che? Perché poi mio papà pensava sempre che erano sempre quelli per il pignoramento. C'è la signora che diceva: abbiamo cucinato lavoro una fetta di melanzane, beh, così. E noi diciamo: grazie, poi si già vista roba, diceva: ma che è sta roba? Sapore! Ma che, ma che nettera degli dèi, ma che ste nettere degli dèi. Vabbè, insomma, e poi siamo andati, c'era la signora che era romana, e anche lei tutti i giorni cucinava, e cucinava anche per noi. Ne ho fatte un po' di più. Sono cartoline dagli anni 50. Oh, è la vita. Sembrano, no? Le cartoline dagli anni 50. Come dico sempre io, tu quando scrivi il libro devi pensare. No, questa è la regola. Quando tu parli, fai il programma alla radio, tu devi pensare a quelle palazzine dove senti l'odore di broccolo a ottobre, novembre. Tu torni a casa la sera alle 7, entri e senti quel profumino di broccoletto che sembra il festival delle scoregge. Lì devi andare, lì è la pancia del paese. Adesso è coriandolo, cardamomo e l'altro. Però è sempre quello. Ma tanto sei fatto del problema. Certo. Allora. Maurizio, sì. È venerdì santo, sì. È santificami sto venerdì. Ho avuto paura. È santificami sto venerdì. Fammi sentire adesso, dopo tutte ste stronzate che dice sto qua, che sono io. Mi fai sentire delle belle parole, una bella canzone, perché io tengo... mamma. So così. Va. Esistono in natura delle forze precise, forti, che spingono dal basso verso l'alto, a controspinta della forza di caduta. Le correnti ascensionali di una parete al sole, le maree, il fuoco, una eruzione, e poi la più bella di tutte le forze di natura, che spingono dal basso verso l'alto, l'albero, che dalla terra, dal fondo della terra, spinge, sale fino a occupare spazio in mezzo all'aria. Esistono delle forze di natura. Un matematico e fisico inglese si
accorse della legge di caduta perché una mela gli era caduta matura o mezza marcia sul parruccone. Però non gli era venuto in mente a quel matematico e fisico inglese che c'era stata una forza opposta che con linfa, clorofilla e luce aveva portato la mela in cima a quell'albero. Ecco, la bellezza corrisponde a questa legge che spinge dal basso verso l'alto, a contraddizione della gravità e anche delle oppressioni. Una forza contro le oppressioni. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. È sempre un'emozione questa canzone, sempre un'emozione, questa è Radio DJ, questo è il Volo del Mattino, come mi sono... Sono stato serio. Senti gli occhi addosso. Dice canzone, bello, porta la fuori. Ho sempre paura. La vogliamo rimettere... No! La vogliamo rimettere, la canto io, me la metti in versione karaoke, solo base? No, no, a cappella, vai. 1, 2, 3. Allora, attenzione perché... Ognuno è bravo a fare delle cose, tanto voglio capire l'anno prossimo, e quest'ora la stiamo mettendo giù dura a quello che ci sostituirà, perché comunque vieni a fare 9-10 con ste robe qui, voglio vedere. Ma chi le dire queste cose? Ma magari siamo sempre noi, ma saremo diversi. Sicuramente diversi. Allora, adesso è il momento in cui sono dei calciatori che hanno delle peculiarità, ci sono dei pittori, dei cantanti. La nostra peculiarità è dove diamo il massimo, mm-hmm, è la nostra interazione con le followers. Cavallo di battaglia. I followers. Noi siamo proprio bravi a gestire i followers. Buongiorno ragazzi, come buongiorno, vi chiamate? Buongiorno. Come vi chiamate? Io sono Emanuela. E io Angela. Siete parenti, immagino. Sì, molto. Cioè, la mamma e figli, siete sorelle? Ehi. Per accattivarti una delle due. Esatto, perché l'altra ci rompe un po' male. No, con tanti anni di distanza. No, vabbè, comunque siete madre e figlia? Sì, esatto. Ok, siete del Varesotto? Sì, della provincia. Della provincia. Possiamo dire il posto? Brebbia. Brebbia. No, sentito dire. Ma dai. Brebbia, certo. Sul Brebbia. Famoso. Il famoso lei sul Brebbia. No, so. Scusa, lì sono anche lì, cos'è, zona di scarpe lì, no? No, lì dove state, sì, voi? Sì, nel Varesotto, sì. Sì, sì. No, Riso no, quello è Vercelli, no. Giusto? Brebbia. Esatto, Brebbia. Ma Maurizio... Cosa? Vabbè, niente. Vedi come stiamo andando bene. Sì. Come sto andando? Allora, cosa fate? Tu hai la faccia di roba da sanità. Infatti. Lavoro in ospedale. Brava. Ahimè. Lavoro in neurologia. Ma anche in neuropsichiatria infantile. Ecco. Oh wow. E quindi mi occupo di esami per il sistema nervoso, uh-huh, elettroencefalogrammi, elettromiografie, potenziali evocati, insomma tutte queste. Bene. Una persona bene. Seria. La mamma si occupa di accompagnare la figlia a fare tutte queste cose, no? Diciamo che mi occupo dei nipotini, anche bello, e poi altre cose così. Bene. Ho già dato. Sei figlia unica tu? Sì. Ah, quindi ha tirato su proprio la figlia. Perfetto. Ma quel rapporto madre-figlia qui è facile o ogni tanto vi scontrate? Perché io noto che ogni tanto madre e figlia è diverso che papà e figlio. Sì. Sentiamo l'opinione della mamma. Qualche scontro c'è. Ogni tanto. La figlia cerca di essere tutto tranne la madre. E la madre invece vorrebbe che fosse. Poi dopo una certa età la figlia si incazza con se stessa perché si accorge che assomiglia sempre più alla madre. Anche mio marito si incazza con me. Come diceva il comico romano Battista. Maurizio Battista. Che diceva sempre: quella assomiglia alla madre. No, è la madre. Perché, per esempio, io le cose con cui io mi sono scontrato da volte con mio padre, mi accorgo che pian pianino risorgono dentro, certo, di me. E quindi lo capisco, dico. Sì. E sto diventando sempre più come finito. Non lo so, aspetta, no, ma ne ho di domande. Siete mai state nel negozio di Biagio? Non ancora. No. Aspetta, no, non mi faccio trovare impreparato, no, perché no, questo è il mio mestiere. Vai. Ok. Numero di scarpe? Cosa avete visto? Abbiamo parlato di scarpe. Sogno nel cassetto. Urca. Sogno nel cassetto. Vabbè, tu comunque, scusami, hai voluto lavorare lì perché guardavi Candy Candy o no? Come mai hai scelto di lavorare all'ospedale? Per dar più valore alla vita?
Bravo, esattamente. Perché Candy Candy? Perché Candy Candy era un'infermiera. Scusami, Viola è giovane. No, lei... no, no, io l'ho visto, ma non mi ricordavo il ruolo professionale. Lei, scusi, signor, la madre, lei che faceva la casalinga prima o lavorava magari in ospedale? No. Ci occupava. Ho lavorato in casa comunque. Ok, ok. La vedo un po' che evita il discorso, lavorava in nero, dica che spacciava, signora. cosa chiede a Linus a un certo punto? Cosa non vi abbiamo? Ecco, fatevi una domanda e datevi una risposta. Cosa. Come mai ascoltate questo? Ma lo ascoltate almeno? Sì, questa è la domanda. Ok. Sì, commentiamo. Esatto, cosa vi piace del volo del mattino? Maurizio. Dille no, Maurizio. Ma sul serio, mi peccato che è solo un'ora. Come mai? Vi spiace che è solo un'ora, eh? È un peccato, perché lasciamo sempre quella voglia del secondo. Sì. Io non lo seguo tantissimo perché in teoria sarei al lavoro. A quell'ora, okay. Quindi quando entro un pochino dopo riesco a sentire però te lo ascolti con i podcast, ti ascolti i loro, recupera tutto. Non criticare la Viola perché lavora in una zona che ci può servire. Più vicino. Sanità pubblica. Pubblica. Cioè, bene. Grazie ragazze di essere venute a trovarci. È stato un hai detto 39 piacere. Di piedi, giusto? Un po' meno 37. 37. Come fai a stare in piedi? Comunque? L'altezza. Come coi trampoli. Ti ringraziamo. E ringraziamo le nostre due follower. Non ti ricordi i nomi? L'abbiamo detti? Sì. Non abbiamo mai chiesto i nomi. Cosa? Torno indietro nella registrazione. Vi abbiamo chiesto come vi chiamate? Mi sa che hai bevuto. No, prova. Aspetta un attimo. Prova a dire Emanuela. E? Sì. Angela. Ecco dove abbiamo visto. Ma che schifo. Ora mi torna. No, adesso parte gli scherzi, grazie. A voi. Zero Angela, grazie. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Incredibile. Mi è arrivata adesso una notifica che siamo stati candidati a miglior gestione dei follower. Ma loro ci vogliono bene perché noi così sì, siamo. Ma lo sanno. No, lo sanno. Follower sanno che verranno qui e riceveranno un trattamento. Secondo te, da... dico questa cosa. Guarda, io adesso oggi aspetto Linus a mezzogiorno, un quarto, quando va a mangiare, mezzogiorno e mezzo. Vado al ristorante e dico, faccio una domanda. Sai il numero di piedi dei tuoi follower? E dirà, no. Perché no, tu non chiedi, vedi, non ti interessa. Perché il numero, la taglia. 37 qualcosa, ha detto. No, 37. 37? Secco o mezzo? 37 dipende dalla scarpa. Questo lo dico io. 36, 37 è il mio alluce praticamente. È la taglia di piedi di? Di Emanuele, la figlia di Angela. Io ho il 44, ragazzi. Io ho 41. Sì. Già, se qualcuno mi ha mandato le scarpe. Mauri c'è piedi piccoli. Cioè, io sono piccoli. Tu sei alto. Come fai? Vedi le Air Jordan che non stanno troppo. Air Jordan. L'Air Jordan? Sì, queste Air Jordan 41. Hai ragione. Ma erano queste che gli facevi la punta. Sono Air Jordan. No, ma il fratello. È il fratello di non Michael Jordan. Sono le Air Joseph Jordan. C'hanno una strana foto. No, è il fratello. Sai che anche il fratello, come abbiamo detto prima, Bennato, c'è i fratelli, anche lui. Sì. Capito? Vabbè, già dove vuoi andare? Tanto la madre è la stessa. Una Barzelletta. No, quella dei fratelli di Bennato. No, l'abbiamo appena detta. Ve ne racconto un'altra di Barzelletta. Quanto abbiamo? Possiamo raccontare la Barzelletta? 20 secondi. Vai. Allora, senti questa qua. C'è uno che incontra uno e dice: sai che io stavo facendo un film? Sì, sai che c'è anche De Niro? Ma veramente? Ma Robert De Niro? No, è Frank De Niro. Però. E poi dopo, sai chi è la regia? La Coppola. Coppola, ma chi? Francis? No, George Coppola. Ah. E poi c'è l'attrice che c'è la Kidman. Ma Nicole? No, Angelique Kidman. Ah, ok. Ah, e poi sai chi è il protagonista? A chi? Volo? Fabio? Sì. Prendetelo voi. No. Debolissima. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.